Ciao a tutti, oggi prepareremo gli gnocchi di patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono patate tagliate a cubetti, farina di tipo 00, uovo, sale, acqua e parmigiano grattugiato che è facoltativo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma con le patate, chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Lasciare intiepidire 10 minuti e svuotare il boccale. Trascorso il tempo abbiamo svuotato il boccale. Adesso peseremo 50 g di farina. Aggiungere le patate. Chiudere con il coperchio, inserire la spatola ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 5 spatolando. Aggiungere il resto della farina, l'uovo, il sale e il parmigiano. Chiudere con il coperchio, posizionare la spatola ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 3 spatolando. Versare l'impasto in una spianatoia infarinata. Abbiamo infarinato anche la superficie, adesso formare una palla. Prepariamo adesso gli gnocchi. Tagliare un po' di pasta. Formare un salsicciotto. E tagliare dei pezzetti da 2 cm ciascuno. E proseguire così per tutto il resto dell'impasto. Formare una pallina e passarla sui rebbi di una forchetta facendo una piccola pressione. Gli gnocchi sono pronti, cuocerli in abbondante acqua salata fino a quando non saliranno in superficie. Gnocchi di patate. Grazie e alla prossima ricetta.